E adesso vi raccontiamo una bellissima storia, una storia di redenzione e di riscatto. Il protagonista è Vincenzo Capasso. Vincenzo ha 30 anni ed è stato uno di quei ragazzi che molti hanno definito difficile. Vincenzo ha conosciuto il carcere in età giovanile, carcere minorile, a Nisida per uno scippo. Ha pagato, ha scontato la sua pena ed è riuscito a riscattarsi perché è riuscito a mettere dei soldi da parte e ad aprire un suo locale. Diamogli il buongiorno, il benvenuto. Ben trovato, buongiorno, Vincenzo. Buongiorno. Io ti ho appena visto e in realtà posso dire che è bello raccontare adesso una storia di riscatto, perché Vincenzo ora ha il sorriso, la solarità di chi ce l'ha fatta veramente e ce l'ha fatta con il cuore. Però è importante raccontare la tua storia, Vincenzo, perché noi viviamo in un capoluogo partenopeo laddove tante le difficoltà per i giovani ragazzi, quindi tu puoi essere un monito e un esempio per i nostri giovani ragazzi. Ti va di raccontarci la tua storia partendo dall'inizio? Un ragazzo che hanno definito molto difficile, però in realtà hai avuto inizialmente una vita difficile, perché partiamo proprio dai tuoi genitori. Tu hai perso mamma molto presto. Sì, ho perso mamma all'età di 16 anni. Papà è impiegato comunale, lei casalinga. Papà con i suoi vizietti, sa, un po' del gioco, tutto, trascurava un po' la famiglia. Mamma era, ci faceva sia da mamma che da padre. Sei figlio unico? Sono ultimo di 3 figli, siamo 3 maschi. Inizia a lavorare all'età di 11-12 anni, ho iniziato già a lavorare, portavo caffè tra bar, queste cose qua, poi pizzerie, queste cose qua. Ho avuto un cambio di vita alla perdita di mamma a 16 anni. Lì è stato traumatico. È stato un po' un disastro. Mi aggrappavo a tutto quello che mi cercava, mi dava amore. Tutta la gente che cercavano di invogliarmi, io mi aggrappavo. Il papà non c'era? Papà c'era, ma era un figurante più che papà. Invece di portarmi sulla strada giusta, facevamo ognuno la sua vita. Già quindi a 16 anni dovevo badare per me stesso. Venne un periodo, lavoravo in un bar, guadagnavo pochissimo e mi sentivo sempre un po' l'ultimo. Un giorno, frequentando cattive amicizie, scippai una donna. Venni arrestato in fragranza e venni rinchiuso in comunità di Nisida. Ero sempre fidanzato con la mia attuale moglie, che ci siamo fidanzati da 11 anni, la mia amichetta di banco era. E lei non è riuscita in quel periodo ad essere un punto di riferimento per te? È stato un periodo che non ascoltavo nessuno, in verità. Poi lei non sapeva io cosa magari. Eri arrabbiato, Vincenzo? Sì, sono stato arrabbiato per un periodo di tempo, sì. Ti mancava mamma? Mi mancava tutto, tutto quello che poteva essere per me la famiglia. Perdere mamma e distruggere un tetto familiare è un po' dura. Venni rinchiuso in comunità e lì io sono stato 8 mesi, comunità di Nisida. Da lì vedevo che non era un ambiente per me, perché non mi rispecchiavo magari in quelle realtà. Iniziai subito anche in comunità ad interagire con gli educatori, i giudici, queste cose qua. In causa, l'udienza, il giorno dell'udienza, il giudice mi dava la condanna. Hai provato quando hai avuto la tua condanna? Ho avuto la condanna un po' arrabbiato, perché sbagliando devo pagare, giustamente. Nel pagare, siccome io vengo giudicato, la mia vita è mia, cioè perché devo essere giudicato? Dovevo essere giudicato perché avevo sbagliato, quindi ho pagato. Da lì mi diedero 24 ore di permesso e trovai lavoro in una pizzeria di amici che subito mi presero al lavoro. E loro mi diedero questo programma di messa alla prova, un programma di cui venivo seguito da assistenti sociali ed educatori per un anno e mezzo. Nell'attesa della mia che sono uscito, mia moglie era in attesa, cioè la mia fidanzatina era in attesa. È un regalo. Sì, sì. Un bellissimo regalo. Sì. Là è stato proprio il mio cambiamento totale. Vincenzo, 8 mesi penso che per te siano stati fondamentali, no? Perché da lì poi si è attuato il tuo cambiamento. C'è stata un'esperienza sicuramente non bella, no? Che anche in quel periodo di vita, in quegli 8 mesi, ti ha fatto capire di avere sbagliato. C'è stata qualche cosa, ecco, come vivevi? Perché noi abitiamo in quartieri difficili dove regna più il male che il bene. Quindi casi come i miei, magari, che cercano magari di pure di essere evidenziati, cercano di mettersi sempre in mostra. E cos'era? Un grido di aiuto in realtà da parte tua? In verità mi sentivo proprio in difficoltà su tutto, mi mancava proprio tutto, mi mancavano le scarpe e i piedi, ti dico proprio questo. Quindi iniziavo proprio anche a scuola, questo sì. Sì. Allora poi pian piano ho iniziato a lavorare. A guadagnare, iniziavo a frequentare altre persone. Cioè sono uscito da quel contesto dove vivevo
e mi sono spostato. Mi sono spostato in una piazza come è Piazza del Plebiscito, di cui ho lavorato 10 anni. Là già la gente che veniva era diversa dal mio popolino nel quartiere. La volontà di riuscire, perché poi quando parliamo di queste storie, storie di riscatto, di redenzione, naturalmente, come dicevi tu, può esserci l'aiuto da parte di tutti, però se non parte in primis da te, difficilmente si riesce a venire fuori. Tu hai avuto la volontà e la capacità, ma soprattutto la costanza di riuscire a metterti dei soldi da parte. Quanto riuscivi a mettere da parte? Ecco, lavoravi, Ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare persone che mi hanno sempre steso la mano e l'ho sempre presa. Lavoravo ai miei 18 anni, già guadagnavo uno stipendio altissimo. Altissimo perché il mio titolare mi diceva: non è che hai 18 anni e non devo pagarti. Io pago per quello che tu vali. Valevi? Valevi tanto. Lui mi dava tanto, cioè mi riempiva di soldi. Guadagnavo uno stipendio da 3.000 euro al mese, guadagnavo i miei 18 anni. Fino ai 27 ho guadagnato quei soldi. Poi nel frattempo io non fumo, non bevo, non faccio uso di niente, quindi... Insomma, è stato veramente un momento di sbandamento, sì, come sì. Si suol dire. Hai mai provato a chiedere, hai mai voluto, hai mai pensato di chiedere scusa alla persona che hai scippato? Sì, sì. Mai pensato? In realtà ho provato magari a mettermi in contatto, ma devo riuscire ad arrivare, per arrivare come devo fare, che non ricordo nulla. Documenti non ne ho. Ho già mosso magari un avvocato che è un amico, se mi potrebbe almeno trovare un nome, un cognome, queste cose qua. Il 27 luglio scorso, sì, inauguri il tuo locale, Casa Capasso, sì, che ecco, è una storia, ecco, è una vittoria, no? Una grande conquista da parte tua, perché riesci in quel locale a mettere a frutto tutto ciò che è stata la tua vita, il tuo lavoro, le tue, insomma, le tue delusioni, le tue vittorie. La mia vittoria, sì, la mia vittoria. Ho aperto questo locale il 27 luglio. Dove si trova? Al centro storico di Napoli, dove abito. Io abito a quarto piano, quindi il locale giù, casa mia. Quindi non me ne sono andato dalla città, anzi. Non sei fuggito, rimasto. Sei rimasto. Sono rimasto. Rimasto perché tanti giovani come me che pensano che magari il denaro facile non è così, ma sono rimasto là per mandare un messaggio a tanti amici miei che ci siamo cresciuti. E gli dico sempre che tutti possiamo cambiare, anche tutti quanti veniamo da zero, ma possiamo arrivare. La salita è dura, ma dall'assù è tutto più bello. Quindi. L'importante è, ecco, che sì, si salga sempre. Sì. Questo locale c'è anche tua moglie? Sì, c'è mia moglie, che ogni tanto mi aiuta. Ti aiuta? Sì. E c'è anche un bambino e una bambina? C'è un bambino di 11 anni e uno in arrivo tra un paio di mesi. Auguri, augurissimi. Sì. La tua storia è importante, lo dicevo prima, io sono contenta di raccontarla, perché in te c'è veramente la solarità, il sole di Napoli, no? Si respira quella passione e anche quelle difficoltà che la nostra città purtroppo deve vivere. Ci sono molti ragazzi che alla tua età, 16 anni, magari si trovano nella tua stessa situazione, ed è importante che sia tu a dare un messaggio, perché tu hai vissuto in prima persona questa esperienza. Che cosa ti consigli di dire a chi vive in questo momento il tuo stesso sbandamento, il momento di difficoltà, magari non ce la fa, magari, ecco, non ha le persone giuste, non ha una mamma o non ha un papà che sia ideale punto di riferimento? Cosa possiamo dire a quei ragazzi, e quindi cosa possiamo dire a te, sedicenne? Sì, io le posso dire a questi ragazzi che io posso essere un punto di arrivo. Anche io vengo da una famiglia difficile, però ho sempre visto altro. Sono uscito da quel contesto dove noi siamo cresciuti, quindi uscite da questo contesto dove state. Cercate di frequentare altre persone, nuove amicizie. Quando una persona vi stende la mano siete più fiduciosi. È importante studiare, Vincenzo. Io ho una licenza media, poi ho preso un diploma un paio d'anni fa. Io purtroppo amavo studiare, ma non riuscivo a studiare. Perché sì, avevi a difficoltà. 14 anni invece di pensare a studiare, purtroppo dovevo lavorare. Sì, sì. Però tutti questi giovani che devono proprio dare una svolta alla vita, non è vero che sono sfortunati nella vita, ma la fortuna ce la creiamo da soli. E ci vuole la volontà. Ci vuole la volontà. La volontà è il cervello, perché devono pensare con il loro cervello, non quello degli altri. Che bella testimonianza, che bella storia quella oggi raccontata attraverso Vincenzo Capasso qui a Mattina 9, un ragazzo che da solo, ma davvero da solo, è riuscito a conquistare il territorio, il proprio territorio, lo ha riscattato con una storia bellissima. Oggi ha un locale, Casa Capasso, una trattoria, sì, che, ecco, la chiami Casa Capasso perché in te è sicuramente un segno di casa, no? Dove c'è l'armonia, la familiarità, dove è importante tendere la mano a chi ne ha bisogno. Chi ne ha bisogno. E noi napoletani in questo siamo veramente
di fuori classe, sì, potremmo dire. Tra l'altro non ti fermi, sei rimasto a Napoli perché, ecco, decidi di conquistare proprio il tuo territorio, quello che un po' ti ha ostacolato, ma decidi di andare ancora un po' più in alto perché fra poco conquisterai anche Milano. Sì, febbraio-marzo conquisterò Milano, sì. La mia base sarà sempre Napoli. Portiamo anche un po' di cucina, sì, partenopea, sì, anche a Milano. Noi te lo auguriamo, ti auguriamo un meraviglioso successo. Posso farti una domanda un po' più intima? Sei riuscito a recuperare il rapporto con papà oggi? Con papà c'è un rapporto, non di padre in figlio, ma abbiamo un rapporto così, buongiorno, buonasera, lui non mi chiede niente, io non gli chiedo niente, non abbiamo un rapporto ragazzo e papà, vai, faccia un locale, lui lo sa che c'è un locale, eh? Lui non lo sa, lui non lo sa, non abbiamo questo rapporto. Ti manca papà? Mi manca, oggi a 30 anni non ho avuto l'amore da piccolo, quindi è sempre papà, perché grazie a lui che mi ha dato vita, però non ho quel rapporto, purtroppo non ho quel rapporto di padre in figlio. E che padre sei? Mi manca il rapporto, perché oggi ho 30 anni, quello che lui ha perso il rapporto con me non lo recupereremo più. E che rapporto hai invece con tuo figlio, Vincenzo? Mio figlio invece cerco di dargli quello che non ho avuto. Sono un papà presente, un papà molto affettuoso. Gli do le dritte già da piccolo, gli indico già la strada giusta, un bambino che non chiede niente, un bambino che fa tante domande per sapere e gli do tante risposte. Quindi penso di essere un papà molto... Sono veramente felice, sei veramente un ragazzo straordinario. Io ringrazio Vincenzo Capasso, ti auguro veramente il meglio perché sono poche le persone che riescono a rialzare la testa e con la dignità, ecco, degli occhi, di raccontare anche quello che è stato il proprio vissuto, perché molte volte se ne ha vergogna, no? No. E invece no, tu la porti avanti con orgoglio, quindi grazie, grazie veramente. Grazie a voi, spero che tu possa essere veramente un esempio per chi in questo momento ne ha bisogno. Grazie a Vincenzo Capasso, grazie. Tanti auguri a te, complimenti a tua moglie, a tuo figlio e tanti auguri per la seconda. Grazie mille. Seconda? La seconda, sì. Augurissimi. Pubblicità, restate con Mattina 9.